Amici di TG Events, oggi siamo con Leonardo Nappi, un artista che ci presenta il suo libro, una raccolta di poesie che si intitola Il verso della vita. Allora, raccontiamo un attimino in pochi minuti il significato di questi tuoi racconti. Allora, il verso della vita perché? Perché praticamente la vita si divide in tanti versi, che sono episodi che si susseguono durante il percorso che ognuno di noi ha. Il mio libro vuol testimoniare un po' di questi momenti della vita. Possono essere momenti di preghiera, possono essere momenti in cui l'uomo si esprime guardando la natura, atteggiamenti delle persone, fatti, avvenimenti. Siamo quelle piccole cose che tutti i giorni avvengono con noi, dentro di noi o fuori di noi. Ma è un libro per tutti questo? Sì, naturalmente, perché è un libro che si legge semplicemente, sono brani molto corti, che uno può leggerli poco alla volta, senza impegnarsi troppo, che lasciano un momento di riflessione, che è la cosa più importante, e vogliono semplificare tutto quelli che sono gli avvenimenti che ci capitano, che tante volte noi non facciamo attenzione, e io invece ho fatto molta attenzione, infatti li ho scritti. E a questo punto lo salutiamo con la premessa del libro. Sì, la premessa del libro è, diciamo così, in sintesi, quello che io voglio dire ai miei lettori, e recita così: l'umiltà fa grande l'uomo, l'arroganza lo annienta, il pensiero lo conserva, l'amore lo illumina, la preghiera lo protegge, la simpatia gli fa sorridere alla vita. La sua grandezza è sempre accompagnata da questi pensieri. L'entusiasmo gli fa nascere la speranza e il dolore lo riconduce al mistero della vita. Signori, Leonardo Nappi.